Negli studi di Tempo Radio, oggi al presidente della fiera di Leonardo del Garda, di nuovo con noi, al direttore della fiera di Leonardo del Garda, Davide Bollani. Bentornato tra noi. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Grazie a lei. Allora, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 338 17 19 105. Siamo poi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, e se volete anche potete anche seguirci da YouTube, andate a cercare Tempo Radio Live, primo 1 dicembre. Ma non solo, i telefoni sono sempre aperti, quindi vi invitiamo anche a intervenire in diretta tranquillamente, 0376 63 17 09. Allora, dunque, cominciamo col parlare di questa fiera di Leonardo. Insomma, siete arrivati alla 60esima edizione. Però non sembra, non dimostra 60 anni lei, quindi ha iniziato... Ho iniziato un po' dopo. No, nel 2018 festeggiamo i 60 anni di questa fiera, e stiamo lavorando ormai da un paio di mesi per organizzare un'edizione che celebri sia le edizioni precedenti, ma che davvero sia qualcosa che possa accontentare, possa far felici i lonatesi, non lonatesi, visitatori, espositori. Una manifestazione, un'edizione che ci auguriamo resti anche nel cuore della gente. Assolutamente, questo penso che sia sicuro, anche perché tra l'altro è storicamente la prima fiera regionale. Sì, storicamente sì, è la prima fiera perché è organizzata a cavallo del 17 di gennaio, che è Sant'Antonio, Abate, e quindi ovviamente la fiera nasce attorno appunto a questa data, a gennaio. E ecco, storicamente nel calendario fieristico regionale è la prima, per cui appunto allora dunque fiera, facciamo un piccolo riassunto. Allora, prima abbiamo scherzato, cioè è vero, lei non ha 60 anni, la fiera invece sì. Facciamo un qualche cenno storico della fiera, insomma, un riassuntino anche. Sì, diciamo che la fiera si è nasce appunto negli anni 50 e si sviluppa fino ad oggi, e si evolve nel corso del tempo da sagra, quella che era inizialmente, per poi diventare una fiera, una mini campionaria dove c'era davvero spazio per tutti i generi di espositori. Nasceva principalmente come agricola, quindi poi nel corso degli anni da agricola è diventata commerciale, poi artigianale, ha seguito un po' l'evoluzione anche del paese e della nostra terra. E inizialmente era ospitata nelle scuole, poi è venuto meno un po' la disponibilità di questi spazi per motivi anche di sicurezza, per motivi vari che non sto a raccontare, e è dovuta cambiare, e comunque adesso trova spazio nel nuovo palazzetto dello sport che ha sostituito il precedente, nel senso che negli anni passati veniva allestito gli spazi commerciali interni nel palazzetto, essendo stato realizzato quello nuovo, che è più adatto a una funzione del genere, allestiamo questo spazio. C'è il parcheggio esterno che viene utilizzato come spazio espositivo per il settore non agricolo, che utilizzando anche gli stalli dei parcheggi e la viabilità particolare riusciamo a creare un percorso obbligato, in modo da poter accontentare davvero tutti gli espositori che si trovano, la gente che passa proprio davanti loro. Quello che era il settore agricolo è stato mantenuto ovviamente, anzi negli ultimi anni sono tornati con prepotenza gli espositori di macchine agricole, perché quando ero piccolo mi ricordo dei trattori davvero giganteschi, e sono contento che anche oggi nel 2017 e nel 2018 ci saranno espositori di macchine agricole che porteranno trattori e macchinari altrettanto giganteschi, quindi anche da questo punto di vista la fiera ha resistito bene. Allora, no, stavo pensando, lei mi diceva noi quando ero piccolino, ricordo, però guardi che io sono tornato in un parco che ricordavo essere immenso. Raso al suolo. No, ho detto, ma tutto qua, si è ristretto. O forse sono diventato più grande io. Sì, certo. No, diciamo che rispetto agli anni 80, da quelli che io ricordo principalmente, la fiera si è ampliata, perché ci sono spazi che vengono utilizzati che una volta non c'erano. Però è vero, no? Abbiamo ormai delle macchine agricole che sono come quelle americane, sì. No? Proprio immense, obiettivamente è vero. Quindi ci saranno anche quelle, che tra l'altro viene da andare solo per vedere questi. Sì, perché hanno delle ruote che sono tipo più grandi, perché io non sono Karim Abdul-Jabbar, però insomma è vedere
vedersi in parte dei macchinari del genere, cioè, c'è da prendere anche un po'. Meno male che sono fermi. Sì, meno male che sono fermi, è vero. Chissà che patente ci vuole poi per guidarli, anche tra l'altro, cosa che mi sono sempre chiesto, no, obiettivamente. Quindi una qualche cosa, però ecco, settore agricolo, quindi, che rimane. Ci sono, questo vuol dire ci sono vari settori, sì, vari abbiamo settori. La categoria degli agricoli, che è appunto tutto quello che riguarda l'agricoltura, non è necessariamente solo il trattore, l'aratro, c'è il giardinaggio, c'è anche la zootecnia, ci sono tutte le attrezzature che hanno a che fare col mondo agricolo. Oltre al settore agricolo c'è il settore non agricolo, che noi lo chiamiamo settore non agricolo, che è tutto quello che riguarda il commercio, quindi dal caminetto, dalla stufa, dall'automobile, dall'imbarcazione, cioè c'è davvero, cioè, qualsiasi cosa uno possa pensare come non agricolo può venire a esporre in fiera. Quindi ci sarà, insomma, di tutto, proprio, quindi una fiera campionaria. Sì, alla fine era una mini campionaria e lo è rimasta fondamentalmente. E lo è rimasta. Beh, insomma, qualcosa. Possiamo dire una cosa fondamentale che non abbiamo ancora detto? I giorni in cui ci sarà? I giorni sono il 19, 20, 21 gennaio, venerdì, sabato e domenica 2018. La fiera verrà anticipata dal Gran Galà di presentazione, che si terrà il sabato 13 al Palazzetto dello Sport. E con ospiti locali, anche ospiti di fama nazionale dal mondo della televisione, stiamo trattando per avere un ospite di una certa rilevanza proprio per celebrare il 60esimo, e abbiamo avuto negli anni passati ospiti più del nostro mondo e di rilevanza locale e regionale. Quest'anno appunto vogliamo anche fare un po' un passo ulteriore, qualcosa di particolare. Ecco, una cosa che relativa sia al Gran Galà che alla fiera è che la partecipazione del pubblico, ovviamente l'ingresso è assolutamente gratuito, sia quindi per il sabato che per i tre giorni della fiera il pubblico ovviamente non c'è biglietto d'ingresso. Quindi ecco, questo è una cosa molto importante da precisare. Uno dice: ma quanto si deve pagare, eccetera. Gran Galà, che cos'è il Gran Galà? Perché appunto quando noi sentiamo parlare di Gran Galà immaginiamo una festa, un ballo delle debuttanti simile rinascimentale, sì, con le signore con gli abiti in tulle, gli uomini vestiti da cadetto, che sembra che siamo tutti ufficiali dell'esercito, sembra. È una cosa leggermente diversa, nel senso, il Gran Galà è una serata aperta alla cittadinanza, aperta ovviamente a tutti gli amici anche dei paesi limitrofi, in cui si presenta quella che è la fiera, il programma della fiera, gli eventi principali, quello che è stato il lavoro per organizzarla, perché tante persone parlano che ci vorrà mai organizzare una fiera. C'è davvero un lavoro che chi non ha mai partecipato non può, non è che voglio bullarmi di una cosa o anche nome del comitato, c'è davvero un impegno tra appalti, non appalti, autorizzazioni, tutto il resto. Quindi si ringrazia anche il comitato fiera che organizza questo evento. E poi ci sono dei momenti di musica, dei momenti artistici, presentazione magari di personaggi non attesi che in qualche modo si sono distinti. Ci sono solitamente, ci saranno anche quest'anno, la premiazione dei concorsi realizzati nelle scuole con gli alunni che hanno comunque come tema la fiera. E poi ci sarà l'ospite principale, che farà una serata, a questo punto posso dirlo, di cabaret. Ci sarà uno spettacolo divertente che è qualche cosa a livello nazionale, quindi lo conosciamo tutti, insomma, quindi andiamo. E ha anche detto che qual è sì, però fino a quando non abbiamo, quindi io non dico nulla, sono legato al patto, appunto, sì, patto di sangue sì, esatto, quindi non posso dire chi sarà, ma insomma cosa di sicuro che sì, sarà quello. Però finché non avremo la sua firma non va bene, benissimo. E allora Bollani, la fiera bellissima, però fa troppo freddo, dovete mettere più punti di riscaldamento, dice Luisa. Sì, perché c'è anche una porta esterna. Sì, la fiera si estende su circa 6.500 metri quadrati. E riscaldarli è un po' difficile. Ci sono gli spazi coperti, che sono ovviamente riscaldati e quant'altro. Gli spazi esterni sono un po' a rischio, nel senso che faceva freddo. Però credo che il freddo sia anche un po' il bello della nostra fiera, perché la renda unica e la renda particolare. Fiere nei mesi caldi ce ne sono tante e sono un po' tutte uguali.
noi abbiamo il freddo che ci distingue. Ma non so se Roberto il sindaco, non credo quello che scrive, comunque rivendica il ruolo di presidente. Scusi, ma ci sarà lo zucchero affidato? I miei nipoti me lo chiedono sempre, perché ci sono anche cosa, tipo sì, Luna Park, lo zucchero, sì, c'è l'area Luna Park, e poi comunque nel commercio ci sono sicuramente le bancarelle. Ci sarà, ci sarà. Sì. Poi le chiedono se si fa la benedizione. La benedizione degli animali? Sì, dunque, l'aver spostato la fiera il 19, il 20 e il 21 è perché quest'anno Sant'Antonio il 17 cade di mercoledì. Quindi dovevamo purtroppo non essendo nel weekend, abbiamo dovuto o anticipavamo la fiera o la posticipavamo. Sant'Antonio ci tiene il 17 ci sarà la benedizione comunque degli animali, come sempre da tradizione, sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio. Ok, quindi il 17. Il 17. Benissimo. Le chiedono, è vero che non fate la fiera in via Roma per paura degli attentati? Punto di domanda. No, la fiera c'era anche l'anno scorso in viale Roma, e paura degli attentati no. Abbiamo comunque da rispettare una serie di procedure per garantire la sicurezza, e chi è venuto l'anno scorso in fiera li ha visti, ai varchi principali sono stati installati i New Jersey in cemento. Esatto. E presidiati dalle forze dell'ordine. Allora, precisiamo questo per tutti gli ascoltatori, che queste sono leggi che vanno rispettate, sono leggi che sono state studiate dopo gli attentati di Nizza, sì, eccetera, sono state studiate proprio per evitare che qualche pazzo terrorista prenda un camion o quello, esatto, che è, e vada a investire le persone, per cui si bloccano le vie per questo motivo, non è? Sì, che sì, abbiamo messo 4 New Jersey per accesso, di quelli autostradali, quindi anche quelli grossi e pesanti, per proprio, ed erano lì da vedere, nel senso, paura, esatto, precauzione, perché ce lo impone la questura, il prefetto, ma poi comunque va bene così, devono tranquillizzare, perché effettivamente, certo, è una sicurezza in più. Comunque viale Roma la fiera c'era, e la fiera ci sarà anche quest'anno. Benissimo, poi c'è una cosa anche che chiedono a livello culinario, però lo facciamo tra poco. Allora, con Davide Bollani, direttore della Fiera di Lonato, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Per una serata, direttore della Fiera di Lonato. Allora, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stavamo vedendo che gli ascoltatori stanno mandando diversi messaggi. Ricordo che potete anche telefonare se volete, 0376 63 1709 è il numero per farlo. Allora, dicono che di agricolo la fiera ben poco, invece no, ho detto che c'è stato un ritorno. C'è stato proprio negli ultimi 10 anni, 15 anni, c'è stato davvero un ritorno che abbiamo sempre incrementato, e no, davvero, ogni anno esauriamo i posti per gli agricoli. Posso chiedere, come se qualcuno ascoltasse in questo momento e dicesse, aspetta, io faccio garage, tenda per automobili, mi piacerebbe proporli, fa ancora in tempo a venire? Sì, non so neanche se esiste l'articolo, comunque me lo sì, sono... Sì, no, ecco. Abbiamo ancora posto, c'è posto fino ovviamente a esaurimento degli stalli, e fra l'altro rispetto all'anno passato, anche appunto per fare un'addizione ancora più in grande, abbiamo deciso di abbassare i prezzi, proprio per incentivare la partecipazione, quindi il posto c'è, chi è interessato posso lasciare il numero di telefono dell'ufficio fiera, che è 030 913 14 56, ci sono, poi magari lo ripetiamo, sì, ci sono due persone gentilissime che vi daranno tutte le informazioni, vi trasmetteranno i moduli e quello che serve. Quindi, quindi c'è ancora qualche posto, e tra l'altro costa di meno dell'anno scorso. Beh, fantastico, veramente. Volevo mandare un saluto allora anche a un esponente opposizione, si firma, e quindi vabbè, insomma, scherzava sulla benedizione degli animali. Altra cosa, ecco, perdonami, ci sarà l'elicottero? Come si fa a trovare libero? C'era sempre troppa gente, ma almeno quando è andata la persona che mi ha dato questo messaggio. Dunque, l'elicottero sì, sono ancora previsti i voli in elicottero, che sono piaciuti tantissimo. E posto riferito all'elicottero, presumo. All'elicottero, sì, per salire. Sì, e dunque l'elicottero vola sabato e domenica, e ovviamente dipende dalle condizioni meteo. È stato un evento che è molto piaciuto. O si va presto o si fa la coda, nel senso che col buio l'elicottero non vola, esatto, quindi bisogna presto, intendo 9:30. Fanno un volo di quanto? Di durata di quanto? Di una decina di minuti. Adesso deve essere fantastico. Sì, l'ho fatto, è davvero bello, perché poi ti porta oltre sul Lonato, ti fa fare un giro anche proprio sul lago, insomma è un'esperienza. Poi chi non ha mai volato in elicottero, lì per lì, cioè non è come volare in aereo, è una cosa completamente diversa, poi comunque senti di essere nell'aria, nel senso è appeso a questa elica che gira, però è anche molto confortevole, insomma
chi può lo faccia, perché è davvero una curiosità. Si riesce a parlare o fa un frastuono? Sì, si hanno le cuffie. Si hanno le cuffie, ah, okay. Ognuno ha le cuffie, c'è l'interfono e si parla tranquillamente. Quindi si può parlare tranquillamente. È anche riscaldato, visto che c'è si lamenta che è freddo. Dio, magari caldo non fa. Però insomma si va su col giubbino. Sì. Va bene, anche perché più in alto si sale. Sì, esatto. Ma questo per chi ha volato anche d'estate. Non va altissimo, né? Tenete conto che 40 metri già senti la differenza. Non so a che altezza vada, saranno... 500, ma neanche. Sì, beh, no, insomma, non è un volo in elicottero. È un volo in elicottero. Quando voi vedete gli elicotteri passare, ecco, sta un pochino più basso perché deve ovviamente fare. Invece, chiedeva Manuel, i quad non ci saranno. I quad al momento non è previsto ci saranno. Sì. Poi chiedono tractor pulling, gincane, cose delle gare di questo tipo qua. Il tractor pulling e gincane erano belle, però utilizzavamo uno spazio che all'epoca era utilizzabile, che è l'ex area Busi. Oggi non è più utilizzabile perché non è del comune, quindi non abbiamo uno spazio dove farla. Poi chiedono se c'è ancora lo stand dove mangiare, dove il proprio cibo tipico. Ci saranno vari stand, vari punti ristoro, quello più tipico e quelli un pochino più raffinati, cioè cerchiamo di offrire una varietà anche di punto ristoro. A proposito dei piatti tipici, l'os de stomach, che l'os de stomach ci sarà sicuramente quest'anno, fra l'altro è in programma un'edizione anch'essa da record, verrà addirittura realizzato se tutto va in porto nella piazza principale del paese, dove appunto i macellai allestiranno il banchetto per la preparazione di questo simpatico salume, e proprio la gente potrà vedere come viene materialmente fatto. Poi bene, verrà cucinato, bene. E verrà fatto il solito risotto che verrà servito dagli amici alpini la domenica. Poi quest'anno chiedono se ci sono animali qua, però stai proprietari degli animali, portateli e ci saranno, insomma, per la benedizione degli animali. Sì, beh, quelli ovviamente gli animali li porta li portano i padroni. Esatto. Non forniamo animali. Chiedetelo ai padroni degli animali, non al direttore della fiera, insomma. Bella la fiera, questo è più polemico, dice: bella la fiera ma è sempre in perdita, il comune non ha più soldi, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Vuole rispondere a questo? Sempre in perdita, no. Adesso io non so l'amico che scrive se è mai venuto a trovarci al comitato fiera. Se volesse venire gli mostrerei molto volentieri il bilancio dell'anno scorso, dove la fiera si è integralmente ripagata, quindi non grava sulle casse del comune. Quindi assolutamente, tra l'altro poi, anzi, diciamo che riusciamo a avere dei buoni benefici. Sì, poi porta comunque beneficio, perché porta un indotto di gente che altrimenti non verrebbe, quindi lavorano tutti, lavorano anche gli amici dei ristoranti, perché c'è comunque anche quest'anno il menù gastronomico a tutto porcello, e con menù proprio base di carne di maiale, e durerà il mese, ecco, di gennaio. Porterò poi la prossima volta il volantino, così magari diremo quali sono i ristoranti che partecipano. Cioè, se ci sono dei ristoranti che si convenzionano, fanno menù a base di maiale, e il prezzo è sempre quello, se non il mi sbaglio. Il prezzo è sempre quello, cioè, sì. Tu puoi andare oggi sabato in questo ristorante, domenica in quell'altro, e trovi poi sempre. Dura un mese e mezzo, in modo che uno non sia costretto ad andare a mangiare venerdì, sabato, domenica della fiera, cioè da gennaio fino a febbraio. Uno può organizzarsi e dire oggi. Però lo stomaco non si trova nei ristoranti, o sì? Qualcuno lo fa. Qualcuno lo fa? Questo può essere appunto un incentivo appunto per questo. Vorrei chiedere se avete così qualche idea anche nuova o qualcosa, riproponimenti e magari. Allora, rispetto all'anno scorso, ovviamente cercheremo di migliorare quelle cose che comunque sono andate un po' meno bene. Perché ovviamente con l'esperienza aiuta in risolvere alcune criticità. E poi abbiamo in mente ancora qualche evento proprio per celebrare a fine fiera il 60°. Questo sarà una sorpresa. Benissimo, allora siamo in chiusura. Prima di salutare il direttore della Fiera di Lonato, però, Davide Bollani, vorrei chiedere se può ridarci il numero di telefono. Invitiamo allora gli ascoltatori a preparare carta e penna, insomma, per appuntarselo. Chi volesse partecipare alla fiera, ci sono ancora degli stand liberi. Fiera per il pubblico, ingresso gratuito. Esatto. Questo lo ricordiamo, come anche il galà. Per quanto riguarda invece gli espositori, ci sono ancora alcuni stand liberi che costano di meno dell'anno scorso. Che costano, pure. Sì, abbiamo fatto abbiamo abbassato i prezzi nel limite poi della gestione del tutto. Quindi telefono 030 sì? 913 14 56 è l'ufficio fiera.
Ok, benissimo. L'indirizzo email è fiera@comune.lonato.bs.it. 1456. Quindi 913-1456. Grazie moltissimo a Davide Bollani. Ricordiamo ancora le date della fiera: il 19, il 20 e il 21 di gennaio. Invece la benedizione agli animali il 17 e il Gran Galà prima ancora il 13. Esatto. Grazie, grazie a tutti. Grazie.